ciao a tutte e a tutti e ben ritrovati con le chiacchiere post workout. So che vi era mancato tantissimo questo appuntamento in cui mi vedete nella peggiore della mia essenza, fondamentalmente, perché peggio di così si muore, sudata, sporca, puzzolente, stanca e mediamente in ipoglicemia perché ho sostenuto il workout più pesante secondo me di tutti i workout di Zuzka, che è il workout 18 se non mi sbaglio, l'ho linkato nella mia pagina Facebook, ve lo linko qui sotto. E come se non bastasse ci ho aggiunto anche il bonus degli addominali, perché adesso sulla Z-Gym, che è a pagamento, Zuzka sta mettendo tutta una serie di workout specifici per gli addominali e fino a poco tempo fa invece ha messo tutta una serie di workout specifici per gli utili. Quindi adesso ci facciamo gli addominali, insomma. Ed è stato stancantissimo e ho fatto anche l'erroraccio enorme di non fare lo spuntino prima di allenarmi. Ho fatto colazione, poi tra montaggio di un video, cose varie, ho fatto passare troppo tempo, ho bevuto un caffè e sono andata ad allenarmi. Mai più, anche perché poi ho scelto poi l'allenamento più duro di tutti, quindi allucinante. Non so quanto sentirete in questo video, la qualità ovviamente fa pena perché mi sto registrando con l'iPad, però volevo farmi due chiacchiere con voi, dato che mi defatico, perché questo non è neanche cardio, sto andando lentissima giusto per mutar giù un attimo i battiti cardiaci prima di buttarmi sotto la doccia. Allora, cosa sto facendo ultimamente? A parte l'alimentazione, dal punto di vista dell'allenamento, ho ricominciato a fare Z-Cut giornalmente, perché sono un allenamento brevissimo ma molto molto efficace, io non ho moltissimo tempo per allenarmi. Inoltre l'alimentazione che sto seguendo, la dieta del supermetabolismo, non è un'alimentazione specifica per sostenere degli allenamenti pesanti. In fase 1 si può fare solo del cardio, in fase 2 bisognerebbe sollevare dei pesi e in fase 3 cioè pesi sulla scelta. Ragazzi, aiuto! E in fase 3 in teoria non ci si dovrebbe allenare, che io mi alleno spettissimo. E quindi insomma faccio gli Z-Cut, perché sono due tipi di Z-Cut, Zuzka ne ha fatti due tipi, quelli power cardio e poi ne ha fatto uscire un altro tipo che sono i power strength, che sono specifici per rinforzare la muscolatura. Sono sempre basate sul cardio, quindi non sarebbero neanche perfetti per la fase 2, però si usano i pesi, quindi si fa un po' di sollevamento pesi. Sono indecente oggi, che brutta faccia che ho. Quindi sì, sto facendo quelli e non è una cosa che dovrei dire, ma sia il power cardio che power strength si trovano sui torrent, quindi se ce l'ho li metto direttamente in torrent qua nell'info box, se non ce l'ho vi dico cercatelo, mettete come chiave di ricerca Z-Cut e c'è un file che li contiene sia tutti e due, sia power cardio che power strength, è un file enorme da 4-5 giga, una cosa allucinante, ci sono tutti i video di tutti gli allenamenti. E così, questa è la mia palestra, nel vero il mio garage che ho attrezzato a palestra, e è come mandare un bambino in un negozio di caramelle per me, perché avere un piccolo spazio in cui organizzare una palestra e non dover tutte le volte spostare divani, mobili e quant'altro è per me una grandissima figata. Non so quanto riesco a farvi vedere da qui, però vedete lì ho messo il tappetone, diciamo. Quello che vedete lì sulla mensola è un proiettore che proietta i video di Zuzka in questo muro.
che è una piegata assurda. Lì vedete le mie due biciclette, quella da corsa e quella da passeggio, nuova entry, tutte e due comprate da Decathlon. Là vedete l'impianto stereo, la cassa, l'altra cassa è qua, quindi il suono, la scena del suono è direttamente al centro del garage, quindi dove c'è il tappetino, la lavatrice che però non c'entra niente, e un mobiletto che è lì non si sa perché, e voi starete vomitando in questo momento probabilmente, quindi smettiamola subito. Che meraviglia che sono oggi, non se ne frega, siamo qua per migliorare, no? E lì c'è una mensola, non la vedete, ma c'è una mensola molto utile. Qua di fianco a me c'è l'ellittica, questo in cui sono in questo momento il mio tapis roulant. In questo momento dovrei essere fuori a correre, perché di solito il sabato vado a correre fuori, ma oggi c'è una giornata di menta. Poche, anche l'anno scorso ho fatto così, tutti i weekend, brutto tempo. Ma questa settimana ho avuto un po' tutta la settimana. Oh, ma che discorsi interessanti, Erika, veramente, sei un'intrattenitrice nata. Ma non ci vediamo da tanto tempo. Beh, qualcosa, veramente c'ho il cervello che ho bisogno di mangiare. Interrompiamo velocemente questo video. Quindi praticamente l'ho fatto, così tanto per farvi un salutino e farvi vedere in anteprima un po' la mia palestrina, tanto carina. Allora, volevo dirvi del proiettore, perché può sembrare che io sia un assist, vabbè, l'impianto stereo me l'aveva regalato il mio ex, che aveva comprato un altro impianto stereo, e ho detto, tienti questo, quindi buono. Il proiettore è un mini proiettore che ho comprato su eBay per circa, sì, meno di 40 euro, che per un proiettore secondo me è un ottimo prezzo, ed è una figata assurda. È un proiettore che si può collegare al computer tramite l'HDMI, legge le chiavette USB e legge le schede SD, quindi è una figata assurda, perché io scarico il video di Zuzka da YouTube sulla scheda SD, metto la scheda SD nel proiettore, il proiettore mi proietta il workout nel muro e io ce l'ho qua e mi alleno come se ci fosse Zuzka nel mio garage. Non è bellissimo? Una figata assurda, no, veramente una figata, perché io sinceramente lavoro molto meglio se ho Zuzka davanti, perché se non ho Zuzka davanti ma ho solo la progressione degli esercizi tendo ad andare un po' pianino, prendermi le mie pause. Se invece c'è un Zuzka che va come una disgraziata, mi dà fastidio stare indietro, quindi sì, ce la metto tutta, che è la chiave di fare un buon workout HIIT, HIIT intensity interval training. Se non ce la metti tutta, è inutile che fai HIIT, datti all'aerobica normale, fai, non dico Zumba perché anche Zumba quando è fatta bene è seria anche quella. Quest'anno ho provato Zumba, mi sono iscritta per un periodo in palestra e la mia palestra faceva Zumba, mai avrei detto che avrei provato Zumba, ma l'ho provata e vi dirò, mi sono anche divertita, perché io sono quella classica persona che per fargli muovere un fianco in una maniera un po' tipo sexy piuttosto va a spaccare legna tutto il giorno, perché non sono una persona molto femminile, diciamo, per niente sensuale, proprio non è mia caratteristica essere sexy. Non so se l'avete intuito, so che voi pensavate di no, sicuramente vi ho scoperto tantissimo. Quindi l'essere costretta a fare questo allenamento così sensuale, perché l'insegnante di Zumba della mia palestra era proprio un peperino, cioè sai, la classica insegnante di Zumba, formosissima, latineggiante, molto brava. E quindi cioè, mi trovavo
fare tutti questi movimenti di bacino. E mi sono sentita femmina in quel momento. Ho detto che figata. Poi purtroppo ho dovuto interrompere questa esperienza nuova perché ho fatto l'abbonamento della palestra nel momento in cui ero libera e hanno chiamato a lavorare. E lavorando su turni era veramente difficile. Avrei potuto andarci solo una volta, solo una settimana, ogni tre settimane, insomma, avete capito, no? Quando facevo il turno del mattino, perché sono quella del pomeriggio. Anche col turno della notte c'era tutta. No, perché puoi fare zumba dopo andare a lavorare di notte, sarebbe stata allucinante. Quindi, appena mi faccio la doccia, mi imbellito un attimo, vorrei fare il tag della cucina. Ho visto un tag sulla cucina da Vaxi che mi è piaciuto tantissimo, sono delle domande carine a cui potrei dare delle risposte carine. Quindi farò quello e... del mio allenamento quotidiano, che fondamentalmente si è ridotto agli Zikat, e io di solito non riesco a fare solo lo Zikat, che tipo ormai mi sono scaldata, ci metto almeno un po' di cardio, visto che ho questi due attrezzi, l'ellittica e il tapirulan. Dopo lo Zikat ci metto sempre un po' di cardio, che sia una ventina di minuti di ellittica o che sia una ventina di minuti di tapirulan. In quella ventina di minuti mi guardo un video su YouTube, che è generalmente un vlog, perché i vlog mi distraggono. Quindi, cioè, magari è strano perché guardo questi vlog e non mi stanno più piacendo molto. In particolare i vlog di una persona non mi stanno più piacendo molto. Però nel non piacermi, mentre mi incavolo perché dico, ma che cazzo stai facendo? Mi sto distraendo, quindi non penso alla fatica, mi viene nervoso, spingo di più. Ragazzi, passano gli anni, ma il cervello resta quello. Quindi sì, anche questa. Ah sì, ciao, ipoglicemia, portami via. È molto utile comunque mettere sempre un po' di cardio dopo un workout HIIT, perché col workout HIIT cominciate a buttare a bruciare grassi, diciamo. Però dopo il workout HIIT il consumo di grassi è proprio massimizzato. Quindi se non fate l'HIIT generalmente e fate direttamente il cardio, prima consumate zuccheri. Sapete come funzionano, in qualsiasi rivista lo spiegano, prima consumate i zuccheri e poi cominciate ad attingere i grassi. Con l'HIIT è tutto un meccanismo un po' diverso. Fatto sta che se dopo un workout HIIT fate del cardio, bruciate un sacco di grassi, ma veramente è una cosa allucinante. Quindi è il momento migliore per fare il cardio, non tantissimo. 20 minuti bastano, avanzano, perché partite già che state bruciando grassi, quindi quei 20 minuti ne fate di roba, basta, avanza. La cosa migliore che potete fare dopo un workout HIIT del tipo di zucca è fare un workout, fare del cardio con gli scatti, ad esempio sul tapirulan, un minuto e mezzo camminate, 30 secondi correte. Un minuto e mezzo camminate, 30 secondi correte. Se voi fate questo, non riesco neanche a dire cosa succede. Io non ho ancora praticato questo protocollo. Tra l'altro è proprio un protocollo che mi ha illustrato un mio conoscente di Facebook, di un libro piuttosto famoso, ma non mi chiedete come si chiama. Comunque illustra tutto questo principio, poi è un libro illustrato molto bene, scrivo il titolo qui sotto,
se vi serve ho l'ebook, contattatemi e lo mando su Facebook. Quindi forse è il caso che chiudiamo qua. Vado a mangiare, vado a fare pappa, vado a fare doccia, non so per pappa prima pappa poi doccia, mi concio come un essere umano dignitoso e magari trovo il tempo di fare anche qualche altro video. Mi prendo un sabato un po' di relax che ci vuole ogni tanto, visto che è passato tanto tempo, quindi adesso ho la smania. I video sono così, uno tira l'altro. Puoi smettere per un anno, ma poi quando ricominci a farne uno ne vuoi fare 100 perché ti senti proprio lanciata. Ti mando un bacione, a presto, e con questi video stupendi, fantastici, che so che non vedete l'ora di vedere, ci vediamo sabato prossimo, immagino. Spero di essere conciata meglio la settimana prossima, perché non so perché questa settimana ho il devasto addosso. Ciao!